Conferma che parte il live. Vai, vai. Ottimo, va bene. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti i partecipanti. Sono Giancarlo Monina, insegno storia contemporanea all'Università Roma 3 e sono responsabile degli studi storici della Fondazione Basso. Oggi presentiamo il volume Conoscere per trasformare, la ricerca di Ernesto De Martino, recentemente pubblicato dal settimanale Left, curato da Andrea Siaccarella e Sonia Marzetti. Sarò il moderatore del dibattito e a questo ruolo mi atterrò per dare massimo spazio ai relatori e ai curatori. Prima però di presentarli e di ringraziarli, vorrei portare il saluto della Fondazione Basso, non solo in qualità di istituzione promotrice, sede, anche se virtuale, di questa presentazione, ma anche come istituto culturale erede di una tradizione le cui radici affondano anche nei rapporti di amicizia e di collaborazione politica e culturale proprio tra Lelio Basso ed Ernesto De Martino. Rapporti che risalgono agli anni dell'immediato secondo dopoguerra, quando De Martino, allora segretario della Federazione Pugliese del Partito Socialista Italiano, si riconosceva nelle posizioni di Basso. Proprio nell'intervista con Marzetti, contenuta nel libro, Cesare Bermani ricorda il De Martino bassiano per esemplificare la sua cultura marxista non dogmatica. Tra il 1945 e il 1946 De Martino collaborò alla prima serie della rivista di Basso Quarto Stato e insieme a leader socialista, che diventò segretario generale del PSI allora, tentò di rianimare il periodico Il Socialismo, che era il periodico ufficiale del PSI. Nel 1948, aveva appena pubblicato il noto volume Il Mondo Magico, De Martino fece parte del gruppo promotore della seconda serie di Quarto Stato, insieme tra gli altri ad Alberto Maria Cirese, a Luigi Anderlini, Massimo Severo Giannini, Francesco De Martino e Gianni Bosio. La rivista bassiana, questa seconda serie, riprese le pubblicazioni alla fine del 48, del 1948, ed Ernesto De Martino ne avrebbe dovuto curare la parte culturale. Intervennero problemi di salute, almeno così lui giustificò, che lo indussero ad abbandonare presto questo ruolo di curatore. Tuttavia, fu suo l'articolo del primo numero che impostò e avviò il dibattito della rivista. Un articolo importante intitolato Cultura e classe operaia, in cui Di Martino rivendicò l'interpretazione del marxismo in senso nettamente storicista e lontano da ogni dogma. E allora candidò la rivista di Basso, Quarto Stato, a rappresentare, e cito il brano dal suo articolo, un luogo di raccolta, il punto d'incontro di tutti gli intellettuali italiani che credono nel marxismo come verità che trasforma il mondo, inserendosi in ogni fase del processo di espansione liberatrice nel plesso storico del mondo. Io mi limito a questo breve cenno per ricordare come Ernesto De Martino e con lui il più giovane Cirese, prima delle polemiche tra di loro, trovarono proprio nella quella che si chiamava la corrente di Quarto Stato, che poi era la corrente bassiana, proprio nel carattere eterodosso dei suoi riferimenti culturali e politici, una sponda e uno stimolo per gli studi storico-antropologici che si andavano proprio sviluppando a partire dall'impegno politico nel Meridione e nel mondo contadino. Torno però al mio ruolo di moderatore e quindi presento i relatori. In primo luogo ringrazio Piero Bevilacqua, storico, già professore ordinario alla Sapienza, tra i fondatori e presidente dell'Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali. Ringrazio Dario Danti, docente di filosofia e storia, saggista, già assessore alla cultura a Pisa e oggi al Comune di Volterra, di cui si apprezza il saggio all'interno del volume Simbolismo e singolarità in Ernesto De Martino. Ringrazio l'amico e collega Stefano De Matteis, antropologo, docente all'Università Roma 3, autore di numerosi studi su De Martino e di un importante saggio nel libro che ci introduce nell'universo De Martino. Ringrazio ancora Silvia Di Meo, antropologa, dottoranda di ricerca in scienze sociali su migrazione e processi interculturali presso l'Università di Genova.
e ringrazio la curatrice e il curatore del volume, che sono al tempo stesso autrice e autore di diversi saggi all'interno di questo volume. Entrambi collaborano al settimanale Left, Sonia Marzetti coordina per l'Associazione Culturale Amore e Psiche il gruppo Storia, collettivo di ricerca e studio. Andreas Iaccarella, storico, svolge attività di ricerca presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Ora torno appunto, rispettando l'ordine alfabetico, al mio ruolo di moderatore e chiedo di intervenire a Piero Brevilacqua. Che io non vedo, ma suppongo ci sia. Non so se ha difficoltà di collegamento. Oh, scusate, c'era il microfono disattivato. Ripeto, riavvolgo il nastro. Allora dicevo, intanto buonasera e ringrazio gli organizzatori di questo forum per avermi coinvolto, soprattutto Sonia Marzetti, che mi ha scritto lettere appassionate ricordando i momenti in cui ci siamo conosciuti. Sono parole che fanno piacere in questa fase di isolamento forzato e quindi quando si ha desiderio di ricongiungersi alle persone, vederle da vicino. Purtroppo ci vediamo da lontano, ma va anche bene. Senza internet, l'esperienza del Covid sarebbe stata davvero più pesante. Allora, dico subito che lodando molto questo lavoro compiuto a più mani, curato da Andrea Iacarelli e da Sonia, che oggi Ernesto De Martino appare come uno studioso inattuale, no? Nel senso alto di questo termine, démodé, se volete, fuori dall'epoca, per usare altri linguaggi, e per più di una ragione. Intanto sul piano metodologico, perché è uno studioso che lavorava sul campo e questa non è una pratica molto diffusa in campo antropologico. Poi per la capacità, come ripetono spesso Sonia e Iacarella, ma anche altri autori che sono intervenuti, per la capacità di mobilitare nella ricerca molteplici saperi dall'antropologia ovviamente alla filosofia, alla psicanalisi, alla storia delle religioni. E poi per lo sguardo sempre comparativo e globale che ha sulle culture subalterne del suo tempo. Ma diciamo, De Martino è inattuale soprattutto per una questione di contenuto, no? Per il nucleo centrale del suo pensiero, che ruota intorno a una grande intuizione, ricordata questa naturalmente e ovviamente da tutti gli autori, vale a dire il grande tema della perdita della presenza, l'individuo che perde i punti cardinali del suo orientamento esistenziale, perché la sua cultura è stata infranta, è stata mandata in frantumi dall'avvento della modernità, del razionalismo moderno. E viene mandata, spiega De Martino, in frantumi perché l'esistenza dell'uomo, la sua psiche, sono strutturate in una maglia culturale stratificata, fatta di simboli, di credenze, di valori, la cui frattura provoca la perdita appunto della presenza nel mondo, l'inabissamento del senso del vivere. C'è una citazione di Stefano De Matteis nell'articolo iniziale su De Martino, l'universo De Martino per l'appunto, che io trovo di grande profondità e coraggio intellettuale, e che credo sintetizzi meglio di quanto non possa fare io in quello che voglio dire. Scrive De Martino, citato da De Matteis, a pagina 24,
Non si può separare il mondo delle collettività umane. Neppure le leggi della natura possono essere separate dall'uomo e dalla società che ha costruito questa natura. Che ha costruito questa natura. Questo è davvero notevole. La natura che io vedo, senza di me chino a osservarla, in realtà è sempre una natura fortemente culturalizzata, in cui sono stratificate le collaborazioni di altre generazioni, anche di animali e di altre forme che hanno preceduto l'uomo. È, secondo me, una riflessione di grande attualità e di grande profondità. Allora, l'individuo astratto, e questo è la conseguenza che dobbiamo trarre da una riflessione come questa del pensiero filosofico o anche di tanta storiografia, non esiste, è una costruzione ideologica in senso marxiano. Ma questa strutturazione culturale dell'individuo, questo suo appartenere a una rete di relazioni, di sentimenti, di memorie, di linguaggi, di immaginari e di fedi, ci fa comprendere anche la violenza invisibile del processo storico, quella violenza che noi non vediamo perché è uno svolgimento all'apparenza normale e tranquilla, che noi definiamo occidentalizzazione del mondo. Noi comprendiamo la violenza che non si vede, grazie a questa intuizione di De Martino, quello del nativo che viene colonizzato dagli europei. Io qui voglio ricordarvi un passo di Karl Polanyi, in quel grande libro che è La Grande Trasformazione, il quale ad un certo punto parla di ferita mortale inflitta dai colonizzatori europei alle culture secolari dei popoli nativi. Scrive testualmente Polanyi: le masse indiane nella seconda metà del XIX secolo non morivano di fame perché erano sfruttate dal Lancashire, morivano perché morivano in grande numero perché le comunità del villaggio indiano erano state distrutte. Quindi questa riflessione di Polanyi ci fa capire in quale angoscia cadevano i nostri emigrati che a migliaia partivano dalle nostre campagne, sia dalle campagne del Nord Italia che poi più tardi a quelle del Sud, nelle Americhe, e ci fa capire anche l'angoscia che pativano nel secondo dopoguerra, nel periodo in cui scrive De Martino, coloro che emigravano dalle nostre campagne andavano nelle fabbriche del Nord, no? Cioè, individui che perdevano di colpo la lingua, i simboli, le regole del vivere, la sicurezza in cui erano cresciuti, in cui erano nati. C'è uno sradicamento drammatico dalle loro basi esistenziali. Allora, c'è da aggiungere un'altra questione che rende De Martino oggi più vivo che mai, devo dire, di fronte alla situazione in cui ci troviamo. Perché naturalmente questa visione che lui svolge degli individui culturalmente strutturati, legata alla vita e al suo senso dalla persistenza di elementi sacrali, ha anche un'altra prospettiva, si rivolge anche, diciamo, non solo all'angoscia degli immigrati
che noi incontriamo per strada tutti i giorni, no? Che abbiamo tra noi, che non riusciamo a vedere come sottratti al loro mondo, alla loro lingua, alla loro cultura, alle loro credenze, e precipitati in un mondo estraneo, insomma. Ma ci dà anche la prospettiva giusta, la posizione di De Martini, per guardare non solo alla cultura dei subalterni, ma anche a quella dei ceti dominanti, e precisamente a quella che possiamo chiamare la razionalità illuministica, no? Poi ci intenderemo su questo termine. Allora, io ricordo l'intervista che rilasciata da Cesare Bermani a Sonia Marzetti, un'intervista di grande interesse, nella quale a un certo punto Bermani, a proposito dell'illuminismo, dice testualmente: ritengo abbia fortemente appiattito il vivere. Ora, a questo appiattimento oggi noi potremmo dare un nome, no? Lo potremmo chiamare nichilismo, se volessimo usare un linguaggio filosofico. Diciamo, la visione che Nietzsche aveva elaborato fine 800, primi 900, è diventato senso comune delle grandi masse. E tuttavia quello che voglio dire è che De Martino si trova in una collocazione te storico-temporale che gli consente di comprendere questa che noi chiamiamo, diciamo, viene chiamata in linguaggio filosofico dialettica dell'illuminismo. È una dialettica, devo dire, che Leopardi, prima di tutti gli altri pensatori europei, aveva già individuato, no? Cioè, questo doppio movimento e contraddittorio movimento della ragione illuministica che per un verso emancipa l'individuo dalle false credenze, dalle superstizioni, dall'oppressione religiosa, e nello stesso tempo però lo trascina in un mondo disincantato, svuotato di sacralità, nudo e anche disperato, no? Nella visione di Leopardi. Allora, Sonia Marzetti che Andrea Iacarelli ricordano a questo proposito che De Martino si è formato in un periodo di crisi della civiltà, no? Cioè, quando in un momento in cui il nazifascismo e la Seconda Guerra Mondiale avevano seppellito un intero mondo, un intero tratto di storia europea con la barbarie della Shoah. Allora, io voglio osservare che l'antropologo napoletano De Martino si trova nella stessa posizione di Adorno e Horkheimer, che nel 1947 per l'appunto scrivono La dialettica dell'illuminismo. A dire questo movimento contraddittorio della ragione che emancipa, come dicevo, dalle superstizioni, ma conduce anche alla barbarie del nazismo. Il nazismo ha una sua razionalità perversa, no? Ha una industrializzazione della morte e dello sterminio, ha una sua logica infame. Ma successivamente la chiusura di questa pagina d'orrore fa precipitare, diciamo, le masse in una nuova barbarie spirituale, se possiamo chiamarla così, quella della società consumistica. E questo lo dicono Adorno e Horkheimer, dove testuale, come è scritto nella premessa, l'edizione tedesca del 47, anche il pensiero diviene merce. Questo detto nel 47, devo dire, è molto lungimirante.
Ora, osservo che ovviamente De Martino non è stato negli USA, non ha visto la società consumistica già in marcia, perché è questo che dà ai due autori della scuola di Francoforte questa lungimiranza, l'esperienza americana, dove si erano rifugiati in quanto ebrei. Tuttavia, la visione, ecco, mi avvio anche alla conclusione di questa considerazione d'insieme, la posizione di De Martino ha una proiezione molto più positiva, no? Se volete, meno radicale per alcuni aspetti, benché insomma, De Martino si rende conto della perdita che i ceti subalterni subiscono con lo sradicamento, no? Degli elementi di simbolismo, di sacralità, di valori, di vita, no? Che sono contenuti anche in credenze magiche e religiose. Allora, qual è la proiezione più positiva e fattiva di De Martino? Nasce dall'incontro con Gramsci, che viene ricordato da diversi autori in questo libro. Ora, Giancarlo Monina giustamente ricordava anche l'esperienza con il legame con Basso, quindi il legame con un pensiero socialista, con un pensiero marxista non dogmatico, no? Ma Gramsci rappresenta, come dire, anche se qualcuno nota delle distinzioni che lo stesso De Martino fa tra lui e il pensiero dell'intellettuale sardo, tuttavia c'è la politica come ponte, come strumento di passaggio per dare all'emancipazione, no? Come dire, lo sradicamento da un mondo di valori per approdare a una modernità cieca e senza prospettive, senza valori, ma la politica come progetto di costruzione di una società secondo valori di solidarietà collettiva, no? Secondo principi di giustizia. Quindi, come dire, una politica che restituisce una religiosità laica a chi perde la religiosità antropologica della sua cultura originaria. Ed è, come dire, un progetto che dà, secondo me, alla riflessione demartiniana una notevole, diciamo, solidità, non voglio dire di sistema, ma solidità e coerenza di pensiero, no? Cioè, De Martino difende a suo modo il magismo, non lo banalizza, no? Lo ritiene parte di una componente essenziale dell'esistenza umana, della formazione per millenni dell'uomo. De Martino sa guardare l'umanità nella ampiezza dell'evoluzione millenaria dell'umanità. Però nello stesso tempo sa che la modernità distrugge, no? Questi fondamenti, e allora bisogna costruirne dei nuovi, perché il processo storico è incessante, non si può frenare, e però si può guidare in qualche modo, si può governare. Almeno allora De Martino poteva pensare questo. Per noi oggi è difficile poterlo pensare, perché non abbiamo più i grandi partiti popolari che De Martino, che connotavano la realtà storica in cui De Martino viveva ed operava. Noi abbiamo macchine elettorali intorno a noi, divorate dal narcisismo individualistico e dall'arrivismo carrieristico dei singoli, e quindi la situazione nostra è molto più difficile. Tuttavia, naturalmente, noi che abbiamo la fortuna di occuparci di
di questi problemi, diciamo che siamo dei privilegiati, facciamo gli storici, gli antropologi, gli studiosi, abbiamo il dovere di fare la nostra parte e di tentare di ricucire, come dire, un mondo meno lacerato dai conflitti e di arricchire la cultura politica di questo paese che si è enormemente impoverita. E permettetemi di dirlo, si è impoverita non per responsabilità dei gruppi intellettuali, perché nonostante la scuola e l'università abbiano subito colpi micidiali negli ultimi anni, insegnanti e docenti fanno davvero ancora con passione il loro mestiere e creano ragazzi in grado di farsi valere anche all'estero, nelle professioni, nella ricerca, come vediamo continuamente. E tuttavia, è accaduto qualcosa di difficile ancora da comprendere, cioè un decadimento selvaggio del ceto politico che non è in grado di interpretare anche le cose più grandi che questo paese riesce ad esprimere e a produrre, cioè un ceto politico che dovrebbe essere mandato a casa in grandissima proporzione e che purtroppo occupa le istituzioni, una parte del quale, scusate se cado in questa coda politica e polemica, ma io credo che noi dobbiamo guardare alla realtà del nostro tempo, siamo studiosi, non siamo indifferenti. Ricordiamoci della lezione di Gramsci, non possiamo essere indifferenti. È accaduto qualcosa di moralmente grave, cioè una parte del Parlamento ha proposto e continua a proporre come Presidente della Repubblica un criminale. Ecco, un paese che arriva a questo punto è un paese, diciamo, messo abbastanza male. E questo noi non lo dobbiamo prendere come ragione di sconforto, anche se amareggia, ma come dire, ulteriore stimolo a fare con coerenza e radicalità la nostra parte. Vi ringrazio. Grazie, ringrazio Piero Bevilacqua che ha proposto un quadro sia degli elementi fondanti il pensiero di De Martino e che diciamo in qualche misura inevitabilmente ha condotto anche a una riflessione sul presente, piuttosto mesta, diciamo, ma condivisibile. Diciamo, nel percorso di Bevilacqua sono state evidenziate un filo conduttore. Che io rinvio anche a un'interpretazione del marxismo in termini umanisti e a un profondo umanesimo, che è un filo conduttore che arriva, che percorre gli anni, che supera lo stesso De Martino, ma che non vede, almeno a me sembra, De Martino come protagonista, e c'è De Martino anche interprete e critico di Marx, che poi è alla base anche della riflessione della scuola di Francoforte, o meglio di Adorno e Horkheimer. Chiamo a intervenire Dario Danti, che proprio nel suo saggio, nel libro, ha affrontato parzialmente questo tema, cioè ha citato anche il riferimento a Leopardi che ha fatto Piero Bevilacqua. Fa venire in mente Sebastiano Timpanaro, che viene citato da Dario Danti nel suo lavoro. E non so, non voglio impostare l'approccio di Danti a questo, nel suo intervento, ma insomma, sicuramente sono sollecitazioni forti e quindi la parola a lui. Grazie. Grazie della possibilità di intervenire e di riflettere insieme su questa importante pubblicazione. Ringrazio Andreas e Sonia per averla progettata e con tanta passione voluta e fino alla pubblicazione curata in ogni minimo dettaglio, ovviamente all'EFT per averla pubblicata e allegata al settimanale e poi naturalmente alla Fondazione Basso che ci dà questa straordinaria opportunità. Come veniva detto, l'intervento di Bevilacqua è stato da questo punto di vista lungimirante e importante anche per le connessioni con tanti altri saggi che ci sono nel libro, oltre al mio, ma davvero questo tema
diciamo, del simbolismo, del sincretismo religioso, delle questioni connesse alla critica anche al marxismo e alla forza del simbolico e del religioso, ma anche dell'umanesimo e appunto della singolarità di ogni forma di vita, potremmo dire, sono temi che io penso dobbiamo recuperare con grande profondità dal pensiero de Martignano, perché il portato, secondo me, filosofico di molte intuizioni, di molte parti delle opere di De Martino è davvero profondo. Io sono partito e vorrei sottoporveli, perché sono due testimonianze, diciamo, distanti, ma non così lontane, dalla considerazione che viene fatta da De Martino rispetto al pianto che sul letto di morte del figlio, il poeta lucano, appunto, Rocco Scotellaro, fa la madre Francesca Armento, che ha molti tratti di somiglianza, detta di Martino, con la cerimonia funebre del 2 novembre nel cimitero di Tricarico. Noi non possiamo dimenticare colui al quale il lamento è destinato, Rocco Scotellaro, primo sindaco socialista di Tricarico, amico dei contadini poveri, con essi partecipe come seppe, come poté, di quel movimento di emancipazione reale che racchiude in sé una speranza che va oltre la stessa speranza cristiana. La scena reale del lamento reso da Francesca al figlio Rocco acquista così per noi il valore di un vero e proprio segno di contraddizione in un'assurda coesistenza di realtà culturali avverse, un moderno militante socialista che riceve in quella scena il lamento pagano 20 secoli dopo l'avvento della civiltà cristiana. Ma proprio questa così violenta contraddizione stimola un discorso che riguadagna la dinamica della storia, ciò che qui appare semplicemente come scandalo. Appunto, questo sincretismo simbolico molto molto importante, questo simbolismo religioso che mette insieme paganesimo e cristianesimo, io vorrei metterlo insieme a questo simbolismo che De Martino ritrova nell'Unione Sovietica, o meglio, a questa assenza di simbolismo. Lui è molto colpito in una recensione, in un suo articolo che compare su appunto l'Espresso Mese, su una edizione, qui siamo alla fine degli anni 50, un lettore scrive una lettera a una rivista sovietica, Izvestia, nella quale, diciamo così, si fa riferimento alle cerimonie. È molto interessante il brano che viene citato e poi commentato da De Martino, perché si legge: nella vita di ogni uomo vi sono giorni, avvenimenti, date pieni di particolare significato, il matrimonio, la nascita di un figlio, la maggiore età. Giorni e avvenimenti che scandiscono appunto non solo un singolo uomo, ma anche l'umanità. Gli uomini hanno la tendenza naturale a contraddistinguere tali avvenimenti per mezzo di un rituale solenne e l'importanza di conservare il ricordo di questo rituale solenne per tutta la vita. Così, a mio parere, nascono le usanze, le tradizioni e i riti. E poi questo lettore sovietico dice una cosa importante: la religione usa a propri fini queste tendenze naturali dell'uomo, non le sfugge l'occasione, ha preso i riti nelle proprie mani, dando loro un'intonazione mistica religiosa, appunto. Il lettore, lo scrittore di questa lettera, dice: ma io mi guarderei bene dall'annoverare fra i credenti tutti coloro che adempiono a questi
o a quei riti religiosi. Mi sembra che anche adesso molti di coloro che si sposano in chiesa o battezzano i figli lo fanno non perché credono in Dio, ma perché piace loro il rituale di per sé stesso. Poi va avanti e dice: qualunque cosa vogliamo dire, e vogliano dire, scusate, certi moralisti troppo rigidi, i riti, le usanze vivono nel popolo. I riti, le tradizioni non si possono inventare o creare per opera di una sola persona, occorre pensarci collettivamente e soprattutto c'è un punto che è quello che mancano riti in un paese come l'Unione Sovietica. E anzi, questa mancanza di una dimensione collettiva che viene lamentata, viene ripresa da De Martino e soprattutto viene messo al centro una critica profonda che De Martino fa a come la rielaborazione della presenza in chiave singola e collettiva venga fatta nell'Unione Sovietica. Perché ho voluto prendere a riferimento questi due brani? E perché ho voluto prendere in riferimento un simbolismo di tipo religioso, seppur con quelle caratteristiche, e un simbolismo di tipo estetico. Le questioni sono di duplice natura. Da un lato, una critica che viene fatta da De Martino molto forte a un vulgata, ma anche a una vulgata che trova delle radici e delle giustificazioni in Marx ed Engels, per quanto riguarda alcune opere sulla questione ebraica, l'ideologia tedesca, le tesi su Feuerbach, rispetto appunto al non riconoscimento di una dimensione storica della religione in termini proprio di reintegrazione e rigenerazione culturale all'interno di un orizzonte determinato. Cioè la funzione storicamente necessaria della religione, che invece viene semplicemente la critica portata a essere critica irreligiosa. E quindi, insomma, la religione, il regno di Dio, il simbolismo religioso è soltanto stravaganza, bizzarria, castello in aria o nella formula più a noi nota, conosciuta, oppio del popolo, oppio dei popoli. Questo è un tema, è un problema che secondo me può essere tranquillamente accostato a quello che poi una società del socialismo, del comunismo reale trova in sé. Perché qui c'è un altro tipo di simbolismo che si sostituisce ad un altro. Nel negare un simbolismo civile, una riconfigurazione simbolica attraverso un orizzonte partecipato, determinato, strutturato attraverso il concorso delle persone, degli uomini, si è invece sostituito un culto della personalità. Una società che è massificazione, burocratizzazione, automatizzazione, tecnicismo, statolatria, divinizzazione del capo, citando appunto De Martino. Perché questo? Perché De Martino, Bevilacqua faceva riferimento alla società dei consumi attraverso quell'efficace lettura, attraverso la dialettica dell'illuminismo di Horkheimer e Adorno, c'è di contro una lettura critica, profondamente critica, di come il socialismo realizzato abbia appunto strutturato una modalità di relazioni e soprattutto un tipo di società che è opprimente, ma che è soprattutto negativa per l'umanità. E c'è in questo una critica forte di De Martino al
socialismo realizzato e a quello che è l'URSS, così come si va a configurare. In questo quadro, quindi, da un lato la critica a un culto della personalità e a un simbolo che è il partito Stato, che è l'incarnazione attraverso il culto della personalità, ma dall'altro la necessità di un recupero simbolico e in questo senso non solo una critica al socialismo realizzato e all'Unione Sovietica, così come si va a configurare in termini di relazioni di dominio, ma anche un ritrovare nella dottrina marxiana, anche nella originalità di certe opere. Qui non siamo a discutere delle storture del marxismo-leninismo così come configurate da Stalin, ma anche nelle opere originarie di Marx ed Engels, un liquidare il religioso, un liquidare il simbolico in termini di negazione di una presentificazione del soggetto singolo. Perché il punto fondamentale che io vorrei porre all'attenzione e che mi pare essere una delle lezioni di più straordinaria attualità che De Martino ci ha consegnato, c'è La fine del mondo, la sua nuova edizione, ci sono gli scritti filosofici che dall'archivio De Martino Affina ha portato fuori qualche anno fa. Io vorrei concentrarmi su questa questione che De Martino proprio mette al centro, citando l'antropologo e filosofo De Martino, la necessità dell'uomo concreto, integrato nella società, nella vita sociale, la quale è appunto particolare unione del naturale, dell'umano, realizzandosi nell'attività umana e particolarmente nell'attività economica. In realtà questo non è De Martino, ma è un De Martino che commenta Marx e le tesi su Feuerbach, criticando proprio il particolarmente nell'attività economica, perché in realtà, e qui c'è un punto secondo me di interesse direi fondamentale, no? L'economico, la valorizzazione, l'operatività, cioè dove è l'origine della valorizzazione singola e intersoggettiva. De Martino critica proprio, certe volte gli avverbi o le parole sono importanti, sono pietre, quel particolarmente, perché il punto fondamentale, e qui c'è la grande intuizione sull'ethos del trascendimento de martiniana, che è proprio quel doverci essere nel mondo, che è quella spinta, quel principio, dice De Martino, in forza del quale diventa possibile un mondo cui si è presente. Principio che, per essere la regola interna di tutti i trascendimenti, non è a sua volta trascendibile, ma solo raggiungibile nella tensione più alta dell'autocoscienza dell'esistere. E quindi, diciamo così, qui c'è la rottura epistemologica, potremmo dire, anche rispetto a Marx, che l'ordine socio-economico, il particolarmente dell'attività economica, deriva dall'ethos del trascendimento, cioè dall'energia di trascendimento e la presentificazione, qui poi sarebbe tutto da fare un ragionamento sul tema delle apocalissi, ma non ne abbiamo il tempo, e per concludere, la singolarità, cioè il singolo, l'irriducibilità del singolo che vive nel tempo, la corporeità dei singoli, l'essere come tempo e come divenire dei singoli, la razionalità sociale dei singoli, sono tutte espressioni che nella fine del mondo De Martino utilizza. E è poco esplorata questa centralità della singolarità,
che poi è anche la socialità, ma a partire dall'irriducibilità. E qui veramente citare da parte di Bevilacqua, nel professor Bevilacqua, di Leopardi in questo senso, e quindi del tema singolarità natura e della riconfigurazione nell'unione con la natura, diventa qualcosa di fondamentale. Un ultimo aspetto. A me piace concludere con una problematizzazione. Come dico nel contributo, nel libro, l'ultimo scritto di De Martino, non l'ha scritto De Martino, ma è Cesare Case che si reca sul letto di morte di De Martino, fa con lui un colloquio, discutono è un dialogo molto breve ma molto intenso. La resa è straordinaria. Poi Cases e Timpanaro ne parlano tra di loro in uno scambio epistolare e c'è un tema che è quello delle diverse forme di essere adulto. Noi abbiamo a un certo momento imbroccato, diciamo, Cartesio, le idee chiare e distinte, la razionalità, ma non è la strada. Non è la forma della maturità rispetto alla immaturità o allo stadio primitivo precedente che era quello del religioso. È una diversa forma di essere adulti e soprattutto la reintegrazione culturale ha al centro proprio l'individuo e la sua singolarità. Perché, e questo lo ha chiaro De Martino, come forse rispetto al rapporto uomo-natura lo aveva chiaro Leopardi rispetto alle magnifiche sorti e progressive. E qui non sono solo le magnifiche sorti e progressive della società dei consumi, del capitalismo, diciamo, post-bellico, post-seconda guerra mondiale, e non sono solo le magnifiche sorti e progressive, ma nemmeno quelle dell'Unione Sovietica, cioè il fatto che siccome c'è il comunismo, tutti gli individui si ricongiungeranno e si realizzeranno nella specie umana e magicamente con le diseguaglianze si unirà a questo la fine delle singolarità. Perché noi dobbiamo evitare forme differenti di massificazione. Da un lato la massificazione dettata dalla società dei consumi, ma dall'altro anche la massificazione dettata dal culto della personalità, della statolatria e del partito Stato e dello stalinismo, mi permettete questa anche a me accentuazione politica. Perché l'irriducibilità dell'individuo, la determinazione singola, è qualcosa di talmente fondamentale, talmente irriducibile quella singolarità che rispetto al tema, grande tema della morte, non è risolvibile. Non è risolvibile nel senso che le singolarità non si ricomprendono nella specie perché quella specie è affrancata dalla fine delle classi sociali che si possono riproporre sotto altre forme, le forme di dominio. Ma rimane sempre irrisolto probabilmente il grande tema del rapporto tra il singolo e la natura, che poi è il problema grandissimo da cui parte De Martino tra presenza e perdita della presenza. Grazie. Grazie a Dario Danti, mostrato come il patrimonio, l'eredità, diciamo, il patrimonio culturale, l'eredità culturale, ma per certi versi anche politiche di Martino, estremamente ricca e complessa. Io non ho potuto fare a meno di notare assonanze con anche il pensiero bassiano, in quei frangenti, fine anni 50, elabora definitivamente, ma aveva già
la sua cultura antistalinista, chiaramente tradotta nei termini più politici e anche giuridici dell'impostazione e della formazione di Basso. È noto anche questo aspetto, che il tema individualità-socialità è un tema ben presente nella cultura del socialismo critico di Basso e non solo di Basso, ed era stata ricomposta in qualche misura sia nell'attenzione alla dimensione del religioso e anche attraverso il concetto di persona, che avrà un ruolo fondamentale all'interno dell'elaborato costituzionale, e poi anche nel concetto del diritto dei popoli. Questo lo sottolineo perché è un punto anche in cui un labile confine di interpretazione, anche in certi sensi anche un po' rischioso, che è quello uno dei primi diritti che aveva rivendicato nel ruolo di nuovo soggetto del popolo, del nuovo soggetto di diritto del popolo, era proprio il diritto alla propria cultura. La propria cultura, che era anche un universo di simboli e di riti che davano sostanza alla singolarità, ma ricompresa all'interno della dimensione collettiva. E sono gli spunti che nascono chiaramente da partire da De Martino, ma ora passo invece la parola a Stefano De Matteis, che appunto ci introduce nell'universo, o continuerà a introdurre nell'universo De Martiniano. Bene, no, grazie, grazie dell'invito, grazie ai nostri ospiti e il ringraziamento primo va a Sonia e Andreas per questo lavoro che hanno fatto, avviato, seguito e realizzato. Devo dire con una capacità, con un tempismo, con una capacità di riuscire a, come dire, a centrare l'importanza di una nuova riflessione su De Martino in questo momento che io, come dire, sono stato sempre un demartiniano di ferro, ma ultimamente ancora di più credo che forse il suo pensiero sia indispensabile e questo il lavoro che avete fatto lo dimostra anche per il tempismo con cui è stato fatto, perché per fortuna, come dire, come cerco di raccontare, De Martino sta superando anche il limite della nazione, il che era fondamentale. Perché qui ovviamente ha avuto una serie di problemi di cui poi ne indicherò alcuni, ma insomma il fatto che ci siano finalmente le edizioni in lingua inglese della Terra del Rimorso e del Morte e Pianto Rituale mi parevano assolutamente fondamentali. C'è il grave problema, gravissimo problema della traduzione inglese del Mondo Magico, che è un'opera assolutamente illeggibile, pubblicata in una collana pessima, con dei tagli e delle, de, delle una collana di occultismo e con dei tagli all'opera che fanno ribrezzo e che speriamo che presto si mettano all'opera. Si farà anche, ho saputo da poco, ma su questo io sono molto critico e l'ho scritto, non lo dico qui, anche un'edizione inglese della fine del mondo, che è un'opera su cui io, non è questa la sede per entrare in argomento, ma su cui io ho molti dubbi per come è stato portato avanti il lavoro sui manoscritti dal momento della morte di De Martino nel 1965 fino a quest'ultimissima edizione del 2019, che ha avuto mani su mani, pezzi che scompaiono, pezzi che arrivano, pezzi che tolgono, non si sa come è fatto l'archivio, cosa, è un pasticcio, ma su questo non voglio entrare. Comunque l'ho scritto e documentato, per cui non è che non è argomento da prendere in questa sede. Qual è invece l'argomento, secondo me, importante che noi possiamo cominciare, poi proseguendo le indicazioni di Sonia e di Andreas rispetto all'attualità e rispetto al titolo, come dire, conoscere per trasformare, cioè la necessità di cui abbiamo? Perché De Martino ha avuto il saggio di Andreas si apre con una citazione del mio carissimo amico Riccardo De Donato, in cui dice: in quegli anni chi restava solo era perduto. Negli anni 50, cui si parte con questa ricostruzione, accidenti, negli anni 50 chi restava solo era perduto. E oggi che siamo tutti quanti soli, che facciamo? Come siamo persi tutti quanti da soli senza avere nessuno più a cui poter fare riferimento o avere scarsi riferimenti tra noi,
al punto che io qui sto parlando come una macchina dove vedo delle faccine che mi guardano e che devo riconoscere come coloro che forse mi sarei trovato in presenza a scambiare anche virus, sarebbe stata una cosa ottima, ma invece sono qui a parlare come una macchina. E questo evidentemente è la solitudine e l'obbligo a cui siamo costretti e che ha caratterizzato la vita di De Martino prima di questa solitudine collettiva in cui noi ci siamo trovati. De Martino è stato condannato alla solitudine, è stato condannato a camminare da solo, ha scelto una strada della solitudine per poter portare avanti un progetto, per poter portare avanti un progetto di da solo, di altissima riflessione, però mi piace anche mettere di queste altissime riflessioni che De Martino faceva i piedi a terra, perché De Martino non ha mai fatto un lavoro esclusivamente di testa, ma anche se non ha potuto seguire direttamente un lavoro etnografico, perché l'unico lavoro etnografico che ha fatto l'ha fatto per il Mezzogiorno, dove è stato con la sua strepitosissima compagna Vittoria De Palma a lavorare con i contadini del Mezzogiorno, però ovviamente, per esempio, se prendiamo il mondo magico viene tutto fatto con opere, come dire, di seconda mano, però scrivendo cose fondamentali, ma partendo da un'esigenza strepitosa, individuata da Solmi per la prima volta in un'introduzione al Minima Moralia, che è stata cancellata e che per fortuna Packwood ha ripubblicato, che era l'introduzione al Minima Moralia, dove diceva bisogna fare i conti con i libri dell'anno zero, che sono questi qua, tra cui metteva assieme la dialettica dell'illuminismo e il mondo magico, per farci capire che forse il mondo magico non è soltanto un'opera legata a che cos'è il prolegomeno alla storia del magismo, ma pone il problema fondamentale dell'esserci nel mondo. Quando? Nel 1948, esattamente quando si cominciava a sapere poco e male di ciò che era accaduto nei campi di concentramento, cosa che De Martino continuerà a seguire per tutta la sua vita, parlandone nel 48 e parlandone nel 65, nell'ultimo saggio, che è l'unico, il secondo saggio che scrive sulla fine del mondo di suo pugno, che poi è una conferenza pubblicata nel libro di Primi. E quindi in questo percorso che noi vediamo come le opere di De Martino vanno al di là di ciò che hanno voluto, come sono state collocate nel chiuso della propria esistenza, o dicendolo far passare per esempio le sue ricerche meridionali come le faccende legate al folklore. De Martino, forse il libro più brutto che De Martino ha scritto è proprio su De Magia, che è una specie di raccolta, è un libro, come dire, che lui, per chi ha seguito poi i convegni che abbiamo fatto a Roma 3 su De Martino, ha sentito che per esempio tutta la storia dei suoi finanziamenti che ha preso per poter fare la ricerca in Mezzogiorno, poi non ha mai consegnato alla Foundation la sua ricerca, perché poi la sua ricerca è diventata il mondo magico, se l'è fatto pagare due volte, ma aveva anche una condizione di vita molto difficile, condannato a non andare all'università nel 59, ma poi lanciato sull'isola, come adesso sull'isola, cioè mandato a Cagliari. I miei amici sardi, quando dico questo, mi odiano, però insomma è stato messo, come dire, è stato isolato nell'isola. Questa sua condanna alla solitudine l'ha portato però, come dire, a sviluppare un'ipotesi, quattro, cinque libri fondamentali, che noi possiamo leggere non soltanto come opere legate a quello che era il tempo in cui sono state fatte, ma in qualche modo ci possono essere anche utili assolutamente oggi. Ci sono utili, ma non perché non penso assolutamente di dare del profeta a De Martino, non lo era per niente, anzi era uno molto concreto, ma che guardava la realtà, la studiava, faceva etnografia, si guardava intorno e aveva una spinta, un motivo che lo radica. Mi piace riprendere una frase di Bevilacqua che è molto bella, perché dice la politica come religiosità laica, e in questa cosa secondo me ci entra tutto, perché ci entra l'interesse per la politica come azione, ci interessa il problema della religiosità, cioè che significa semplicemente, come era per De Martino, fare qualcosa per gli altri, non accontentarsi di se stesso, ma essere spinto a fare per gli altri. Però era una religiosità
che derivava anche da Croce, naturalmente, quindi dentro questa frase c'è anche Croce. Non dimentichiamoci il primo capitolo della storia d'Europa di Croce, la religione della libertà, che anche ha come ha segnato tante vite di italiani e stranieri. Faccio riferimento al mio amico Gustav Herling, che ha costruito la sua vita e la sua tragedia del Gulag proprio sul capitolo della religione della libertà. Anche in questo caso, anche De Martino l'ha seguita per una libertà laica. Nel caso di De Martino è questa laicità. E su cosa fonda questa laicità? Fonda su una questione molto, molto principale, che è quella, una cosa principale che dà il titolo a questo, al volume curato da Sonia e da Andreas. Cioè, il problema non è quello di stare nel mondo, ma quello di trasformare il mondo per starci tutti quanti da uomini. E non poteva essere una cosa che è esposta in solitudine. Perché? Perché rispetto a questo progetto abbiamo fallito. Io prima ne scherzavo con Giancarlo, ma penso realmente. È un progetto che è fallito, in quanto neanche questa pandemia è servita a farci capire che forse il mondo, abbiamo avuto una grandissima occasione, che era quella di avere il blocco totale del mondo intero per quasi un anno, e non si è riuscito a utilizzare questa cosa per rimettere il mondo un po' sulle sue gambe. Questa cosa l'hanno detto in pochi, io ricordo soltanto Benjamin nelle tesi di filosofia della storia, l'ha detta De Martino 40 anni dopo. Ma questo non è servito a nulla, neanche questa pandemia. Perché? Perché oggi cosa abbiamo? Scontiamo una doppia difficoltà. Qual è? È che tutte le opere di De Martino, mi riferisco soprattutto al mondo magico, anche al mondo magico, ma principalmente alla Terra del Rimorso e anche al Sud della Magia, si chiudono con la proiezione di una politica come religiosità laica che si racchiude nel nome di civiltà. Vediamo queste cose che sono l'elaborazione culturale che viene dal passato, i rituali del tarantismo, tutte le forme di cultura popolare che esprimono delle difese per la presenza. Un giorno di tutto questo non abbiamo bisogno. Perché non abbiamo bisogno? Ma perché un giorno arriva la civiltà. E accidente, quando arriverà la civiltà non avremo bisogno più di queste cose, perché siamo tutti quanti risarciti d'altro. Pensate, oggi dal 61 ad oggi, quanti anni sono che è uscito la Terra del Rimorso? Facciamoci i calcoli e vediamo che oggi non abbiamo la civiltà e non abbiamo neanche più le pratiche tradizionali a cui possiamo fare riferimento. E quindi abbiamo il vuoto assoluto, un vuoto assoluto che contraddistingue la nostra solitudine. Meraviglioso, quale mondo migliore ci poteva capitare? La tragedia dell'esistenza portata all'estremo. Ma non solo, perché poi sono venuti anche meno tutti i possibili rituali di cui noi potevamo fare riferimento. E quindi ovviamente non voglio rifare qui la storia della caduta dei rituali per la ragione di Martino, ma sicuramente da qualche anno dopo la morte di De Martino si è dato possiamo dare le cifre, dal 68 in avanti, una bella spallata a tutte le forme rituali, perché borghesi, perché proletarie, perché dovevano essere rivoluzionarie, perché bisognava fare i matrimoni rossi, perché bisogna inventarsi chissà che cosa, si è data una grande spallata a tutte le forme di ritualità. E quindi oggi come si declina la disperazione? La si declina da un anno a questa parte, cioè dall'ottobre del 2020, la si declina che non riuscendo a dare sistemi rituali e immaginare sistemi rituali che ci aiutano a proiettare le nostre vite nel futuro, quelli più fragili, quelli più deboli, quelli più scamazzati dalla nostra egocentralità, gli adulti che sono i giovani, cosa fanno? Si danno appuntamenti per prendersi a botte. Ma questa non è una cosa che è nata nell'ottobre al Pincio, dove sono andato a vedere nel 2020 causa coronavirus. L'altro giorno, notizia uscita dal telegiornale, per cui non sto dando cose che mi invento, 120 persone stavano in piazza a picchiarsi. E questi sono, come dire, i risultati di una
totale mancanza di capacità di poter capire che camminare da soli porta sicuramente a delle enormi difficoltà di riuscire a relazionarsi con gli altri, di riuscire a capire quali possono essere i modi della sopravvivenza. È stato citato anche il famoso caso del lamento di Francesca Armento, della mamma di Scotellaro, e ovviamente questa era una cosa meravigliosa. Perché? Perché De Martino ragionava anche nella materialità delle cose, cioè pensate, una donna che è la mamma di Scotellaro, che pensa, sconvintissima, che tutte queste vecchie tradizioni debbano essere cancellate, perché sono tradizioni negative che appartengono al passato, che non sono utili all'umanità, come gli muore il figlio, che fa? Innesta automaticamente la marcia automatica nel lamento funebre, perché è l'unica modalità che ancora le era dato, perché tutto quello che era il cosiddetto progresso non riusciva assolutamente a sostituire un modo di poter risarcire la mancanza di un figlio. E allora, quali sono le possibilità che noi abbiamo oggi di uscire? Ma De Martino ne individua tante, a cominciare dalla pratica dell'esistenza, a cominciare dai sistemi rituali. Veniva citato anche il fondamentale dialogo con Cases, in cui De Martino dice sul letto di morte, a parte che dice vorrei tanto avere una religione a cui credere, perché a quel punto la religiosità laica non ti aiuta. Quando sei sul letto di morte vorresti avere una religiosità a cui credere, ma lui non ce l'aveva, e quindi arrivò il punto, fino al punto in cui chiese a Vittoria: perché hai spento la luce? La luce non era spenta, e 10 minuti morì. Però pensava sicuramente che le società hanno bisogno, tra gli uomini e tra le realtà diverse, di rituali, hanno bisogno di simbolizzare questi rituali, hanno bisogno che questa capacità di costruire riti sia fondamentale. E questo è un problema che noi, secondo me, dovremmo porci molto seriamente, per capire quali sono i modi che ci possono permettere di costruire un sistema civile su quella relazione io-tu che tanto piaceva ad alcuni filosofi, a cui De Martino anche leggeva, anche perché poi sapete c'è sempre la faccenda che De Martino cita meno di quello che cita, cioè dichiara sempre meno la famosa frase di Carlo Ginzburg, no, il leone che cancella con la coda le tracce, cioè dentro l'opera di De Martino si trovano una quantità di riferimenti, però devi andare a cercare col lanternino perché lui li ha belle che cancellati. E quindi quali possono essere le strade possibili di un futuro? Beh, il problema della natura viene anzi a tutti. Ci sono nelle pagine, nella prima edizione della fine del mondo sulla natura, che sono delle cose abbastanza inquietanti, che De Martino dice, che evidentemente sono nelle sue carte, che poi sono state tolte in quest'ultima edizione che è stata curata della fine del mondo. E perché? Perché torno alla fine del mondo, perché non era ancora un'edizione, non era ancora un libro, non era ancora un qualcosa che lui aveva licenziato per le stampe. È un testo che ancora si offre, come dire, nella sua immaturità, e che, come suggeriva Jervis inascoltato, non sarebbe dovuto essere pubblicato come libro finito, ma forse come un gran brogliaccio di idee buttate lì. Ma non è soltanto in quello, perché è l'ultimo libro che noi troviamo dei dati fondamentali, perché in tutto il percorso di Martiniano noi ritroviamo dati di umanità, di relazione, di scambio, di modo di potersi mettere in contatto con gli altri secondo dei criteri che però dovevano essere necessari e tradizionali, per usare un riferimento che lui fa al Marcel Mauss delle tecniche del corpo. I rituali, come i rapporti, devono essere necessari e tradizionali, cioè devono stare dentro a un contesto che li caratterizza nella sua declinazione secondo coordinate di elaborazione storica e culturale, ma devono essere anche necessari. E quindi noi, qual è il catalogo?
Nel libro di cui stiamo discutendo, il catalogo delle cose necessarie un po' c'è. E cerchiamo tutti, ma faccio riferimenti a tutti adesso, ma cerchiamo tutti di dare voce a queste, a questa indicazioni che De Martino ci dà, degli elementi necessari di cui abbiamo bisogno, soprattutto in ambito simbolico e soprattutto in ambito rituale. E qui il discorso diventa, secondo me, assolutamente importante, perché è solo quando noi ritorniamo a ridare un valore sulla base di un'importanza simbolica, è soltanto allora che noi riusciamo a ricostruire un tessuto di connessione tra di noi, tra le generazioni, tra i sistemi di comprensione della realtà e i sistemi di comunicazione tra le varie generazioni. È una cosa non da poco. Io non so se noi ci riusciremo mai, perché sono abbastanza... mi dicono di essere pessimista, ma penso di essere solo realista, per dire che tutto quello che noi vediamo è abbastanza complicato da poter essere aggiustato, visto che neanche, ripeto, questo periodo di pandemia è stato utilizzato per essere un nuovo modo per poter ripensare il futuro. In De Martino troviamo le indicazioni, troviamo le tracce, troviamo le indicazioni, e c'è bisogno di una grande spinta, di una spinta che noi possiamo leggere in due modi. In un'altra cosa che credo che si sia persa nel sistema attuale, e De Martino parla del dover essere, e ovviamente lo risolve con Kant, lo possiamo risolvere anche con Freud, col superio, un qualcosa che è andato disperso ultimamente. Però noi potremmo, partendo da questi due estremi, poter immaginare quali sono le necessità comuni che ci legano, quali sono i simboli a cui possiamo ripartire e quali sono i riti necessari che possiamo mettere in campo prima che le persone da sole si diano appuntamenti per strada, oppure, ancora più tragicamente, come ha detto Biden dopo aver abbandonato l'Afghanistan, che il problema non sono questi piccoli scontri locali, no, perché l'Afghanistan è un piccolo scontro locale, ovviamente, ma quelle tra le grandi nazioni, quindi con la Russia e con la Cina. Stringiamo le dita per il nostro futuro. Vi ringrazio molto. Grazie, grazie Stefano, e anche per un piccolo squarcio di, non di ottimismo, insomma, ma di possibilità di trasformazione che comunque hai aperto nel contesto di un discorso più pessimista o realista, come giustamente dicevi. Adesso passo la parola a Silvia Di Meo. Non voglio, impegnarla in un ruolo che può essere fastidioso, ma essendo di una nuova generazione probabilmente può darci anche uno sguardo nuovo anche a questo patrimonio. Nella mia speranza è che sia anche più roseo, però vediamo quello che ci proporrà. Grazie a te Silvia. Grazie a voi e innanzitutto grazie appunto a Andreas e a Sonia per questo invito e alla Fondazione Bassi e a tutti i relatori. È stato molto interessante finora ascoltare i vari punti di vista. È una cosa che mi colpisce molto il fatto che appunto l'interesse multidisciplinare di De Martino che ci porta a prospettive che toccano varie discipline, quindi questo per me è molto importante. E soprattutto grazie, appunto, ripeto, per la diffusione di questo testo che, come ho detto ad Andreas, a me è piaciuto particolarmente. Io porterò un po' la mia, esperienza più concreta e materiale a livello etnografico. Sono appunto laureata in antropologia, sto facendo un dottorato di ricerca e le aree, di interesse etnografico sono quelle delle zone di frontiera e dei confini esternalizzati, in particolare appunto nel sud del Mediterraneo, quindi la Spagna, il Marocco, Ceuta e Melilla in Marocco e la Tunisia e la Sicilia. E un sud, quello dell'area mediterranea che ho scelto proprio sia per dedicare i miei studi lì ma anche per viverci, quindi per me è particolarmente importante. E qui in qualche modo ho cercato di portare quello che è il pensiero di De Martino per come è stato fondamentale anche nella mia formazione, nella mia esperienza
formativa e anche poi di ricerca per come si è consolidato sia nella scelta appunto dei soggetti della ricerca del campo, ma anche e soprattutto nella metodologia di ricerca. In particolare quindi, dicevo, nei contesti di frontiera, dove in qualche modo esiste diciamo un'umanità in qualche modo anche lì che vuole riscattarsi, che vuole emanciparsi, che vuole in qualche modo liberarsi da un regime di frontiera violento, assoggettatore, e dove esiste anche una, come diceva appunto De Martino, in riferimento ad altri contesti, una storia sconosciuta che spesso si consuma in mutuo racconto. E in questa, diciamo, situazione di marginalità e di liminalità ho cercato però appunto di valorizzare, di concentrarmi sugli spazi di possibilità, sulle aperture, sui luoghi, diciamo, più di resistenza, sulle pratiche e i discorsi che qui in qualche modo si contrappongono anche una cultura egemone, una narrazione egemone su quello che sono le migrazioni, soprattutto nelle zone di frontiera. E l'ho fatto utilizzando le storie di vita, quindi diciamo andare un po' per storie, come il titolo appunto e come si racconta in uno dei saggi presenti nel libro, in particolare appunto nelle zone più liminali, nei nascondigli, nei boschi, nelle zone di periferia delle frontiere marocchine, dove in qualche modo ho cercato di analizzare questa presenza migrante visibile e invisibile all'interno di questo mondo, diciamo così, marginale, quindi sia espressa in maniera manifesta nelle rivendicazioni di diritti e negli attraversamenti della frontiera, ma anche in maniera, diciamo, più celata, con la costruzione, per esempio, di percorsi più nascosti. Quindi cercare appunto di indagare un po' con le pratiche di resistenza, di auto-organizzazione, di esistenza collaterale rispetto a un contesto che appunto è quello della frontiera, quindi militarizzato, dove effettivamente il rischio di non esserci, di scomparire, il rischio di morte, il rischio della negazione della vita e delle storie delle persone è molto forte, soprattutto è normalizzato in uno spazio che diciamo in qualche modo viene sempre analizzato in maniera depoliticizzata e astorica. E in questo per me è stato molto importante l'utilizzo della fotografia, perché diciamo ho lavorato sulla decostruzione un po' della narrazione sulle migrazioni, sui soggetti migranti al confine, a partire appunto da diciamo la narrazione dominante sulle migrazioni, che è spesso appunto una narrazione essenzializzante e stigmatizzante, che in qualche modo riduce il soggetto migrante a un appunto soggetto solitamente nero uomo confinato in uno spazio che è quello del confine, e in una condizione esistenziale che è sempre appunto appiattita a quella di una deprivazione, una condizione di passività. E quindi ho visto come appunto a partire anche da un'esperienza legata all'antropologia visiva, come la macchina fotografica utilizzata nelle zone di confine fosse un altro strumento di violenza, di cattura, di detenzione, di potere, di identificazione. E quindi ho cercato invece di in qualche modo utilizzare la macchina come strumento di incontro etnografico, di condivisione, per andare oltre al ruolo che ha la fotografia, spesso l'immagine, nell'occultamento della dimensione storica e politica delle soggettività migranti, dove spesso viene posta più l'accento sulla sofferenza invece che sulla condizione di disuguaglianza, sul trauma, piuttosto che sulle condizioni di violenza strutturali, sulla passività invece che sulle, diciamo, forme di resistenza, e unendo, diciamo, il linguaggio verbale a quello visuale, condensandolo nel ritratto, inteso appunto non solo come appunto ritratto fotografico, ma anche biografico. Quindi attraverso l'utilizzo della storia di vita, far emergere un po' questa richiesta di giustizia storica, esistenziale, politica, all'interno appunto di uno spazio di coesistenza visiva, che è quella di cui appunto parla Faeta quando l'antropologo visuale Faeta quando parla appunto del ritratto come luogo iconico dell'incontro. E in questo senso, diciamo, per restituire un po' la dimensione storica e anche trasformativa dei soggetti migranti in questo contesto. L'altra, diciamo, diciamo l'utilizzo delle
delle storie di vita ed è significativo anche per la ricerca che attualmente sto conducendo e sto concludendo sulla rotta del Mediterraneo centrale che collega la Tunisia alla Sicilia, in particolare sul sud della Tunisia, nel confine tunisino-libico, dove appunto mi sono concentrata sull'analisi delle pratiche e dei discorsi delle donne che vivono la frontiera. Non soltanto le donne migranti, quindi tunisino-subsahariane, ma anche per esempio le madri e le sorelle delle persone scomparse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo o morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, e a vario titolo altre figure femminili legate, diciamo, al contesto migratorio. E diciamo, il lavoro sulle storie di vita, sulle biografie, sulle memorie. Che ho raccolto in un periodo appunto anche di permanenza abbastanza lungo, di 6 mesi in Tunisia, diciamo, ha fatto emergere un po' quelle che sono le rivendicazioni politiche intorno alla costruzione di una memoria collettiva sul Mediterraneo, che materialmente, diciamo, si esprime nella tessitura di una coperta, la coperta della memoria dove sono stati ricamati i nomi e i volti dei figli, dei fratelli, dei migranti che sono scomparsi in mare o che sono in qualche modo vittime della violenza della frontiera, quindi per esempio anche migranti tunisini passati per i CPR, come il caso di Wissem, un giovane tunisino che pochi mesi fa è morto in Italia nel CPR, e quindi sulla costruzione, diciamo, di una memoria femminile che in qualche modo si contrappone un po' al discorso che sostiene il regime e il sistema di frontiera, che come sappiamo in qualche modo riduce i corpi a numeri, che si basa sull'occultamento anche, diciamo, storico-politico delle violenze che si consumano nei luoghi di frontiera. E quindi sulla rimozione proprio storica di queste tragedie, dei respingimenti, di queste violenze. In qualche modo la memoria che queste donne stanno proprio cucendo, sia a livello materiale che a livello orale, è appunto un insieme di voci e di racconti che parlano, diciamo, della vita, delle lotte che stanno portando avanti e diciamo, della resistenza che stanno facendo rispetto a un sistema di oblio completo e che in qualche modo storicizza anche il vissuto di queste persone e lo politicizza nel senso appunto che gli restituisce quella dimensione politica di cui diciamo, si tende a non parlare. Quindi diciamo nel lavoro etnografico diciamo, che ho svolto nei contesti diciamo, del sud del Mediterraneo, ho cercato in qualche modo, anche e soprattutto con il lavoro che sto conducendo adesso con le donne tunisine, di fare un po' mio, diciamo, questo intento di far sì che le storie, come diceva De Martino, cessino di affogare in un orizzonte senza memoria, in questo caso non così tanto metaforico, ma abbastanza, diciamo, concreto e materiale, e quindi in funzione di questo, in qualche modo, il lavoro delle donne tunisine gode di una grande anche restituzione all'interno di una, diciamo, rete di, in qualche modo, organizzazioni, militanti, attivisti che stanno supportando e che stanno sostenendo diciamo, la costruzione di questa memoria, amplificando un po' le loro voci, mettendole per esempio in comunicazione con altre forme, diciamo, di lotta simili, per esempio quelle delle madri degli scomparsi nel Centro America che denunciano appunto le morti sulla rotta migratoria per gli Stati Uniti, e attraverso anche relazioni con le due sponde del Mediterraneo, per esempio con l'organizzazione di questo viaggio che le madri hanno potuto fare in Italia, in Sicilia, per chiedere verità e giustizia sulle morti e sulle scomparse e per denunciare la violenza delle frontiere. Quindi in questo senso penso che diciamo, il lavoro di ricerca, non, diciamo, la lezione di Martignana forse per me in questo senso è più legata proprio all'unione che c'è, il fatto che non può essere disgiunto il lavoro di ricerca dall'impegno più politico e da un intento trasformativo, proprio perché appunto penso sia importante mantenere insieme questa prassi politica e di ricerca insieme. E soprattutto, tornando proprio al titolo di questo bel testo, per fare appunto della conoscenza un campo trasformativo, un campo in cui appunto un campo di azione che sia plurimo, aperto, ibrido e condiviso. Quindi credo che, diciamo così, per concludere, le zone di frontiera in qualche modo mi sembrano aree dove appunto i contesti migratori, anche più in generale,
secondo me il contributo di De Martino è molto importante ed è molto urgente, proprio perché forse permette di enfatizzare l'importanza di restituire un protagonismo sia a livello accademico che a livello pubblico a quelle soggettività più oppresse, i subalterni di oggi in qualche modo, che sia a livello individuale che a livello collettivo esprimono delle spinte rivendicative e trasformative. E quindi questo Grazie a Silvia Di Meo, veramente complimenti. E effettivamente qui, quando la ricerca si fa strumento di trasformazione, in qualche misura ha assolto alla mia speranza Silvia Di Meo, proponendo uno squarcio effettivo, diciamo, di possibile trasformazione, insomma, che si lega a un agire politico oltre che a quello dello scientifico e della ricerca. E a questo punto, anzi, e tra l'altro suggerirei, Stefano sa per mia esperienza personale legata all'Università di Roma 3, che questo campo di indagine, diciamo, de martiniano, si possa utilmente trasferire anche nel mondo del carcere, dove l'esserci è un tema molto presente, forte, e che, insomma, può diventare anche uno strumento e laboratorio di grande interesse. Ma con questo ne riparlerò con Stefano al momento opportuno. Invece, molto volentieri. Allora, adesso tocca invece ai curatori, che il dialogo e la discussione Giusto. era con loro, quindi invito Sonia e Andreas a commentare, a intervenire. Prima Sonia, per rituali antichi, insomma. Va bene, allora io comincio con una comunicazione, voi non sentite, privata con il coautore Andreas Iacarella. Andreas, questo libro bisogna riproporlo ripartendo da questa sera, direi. È una cosa privata, perché veramente sono state dette delle cose così importanti stasera. Io ringrazio tutti quanti i relatori, sono anche la voce è anche un poco emozionata, quindi ero emozionata da prima e il silenzio con cui vi ho ascoltata si deve essere concentrata sulle corde vocali. Grazie Piero, Dario, Stefano, Silvia, grazie a Giancarlo, alla Fondazione Basso, tutta la Fondazione Basso che ci ha assistito per questa relazione. Saluto Cesare Bermani che ci sta sentendo, che ci sta seguendo, e saluto anche Simona Maggiorelli, la direttrice di LEFT, che ha proposto questo libro quando cominciavamo veramente a parlare, cominciavamo, insomma, cominciata tanto tempo fa questo interesse con De Martino. Ci siamo incontrati con Andreas, anche lui un giovanissimo storico, e parlare di De Martino, tra me che lo conoscevo da tanto tempo e Andreas, che è così giovane, è stata anche questa una cosa molto bella, non è da descrivere né da giudicare, è veramente bella. Sì, Piero, ci siamo conosciuti tanti anni fa, 30 anni fa, e ti conoscevo già da prima, e io che facevo tutt'altro mi sono trovata a presentare un libro dove c'eri te, che si chiamava Sud Specchio d'Italia di Giovanni Russo, Liguori, che non c'è più, ed era un titolo particolare perché veramente era Sud Specchio d'Italia, il Sud che è lo specchio in cui l'Italia si deve vedere, riconoscere e vedersi, vuol dire anche rivedere, no? Attraverso questo Sud, questo specchio particolare, raccontare anche una storia diversa, poter raccontare una storia diversa, che l'ha fatto l'Italia, forse no, ma non fa niente. Il libro l'abbiamo fatto, l'incontro fu straordinario, devo dire, c'era tantissima gente, e poi da lì, insomma, io poi ci incontrammo poi e proprio parlammo di De Martino. Comunque, insomma, avete detto delle cose, ripeto, incredibili, insomma. Posso soltanto prendere degli spunti. Sì, De Martino è vero, non se ne parla, sembra che non se ne parli, e questo lo diceva anche Stefano, però poi dobbiamo ammettere che è conosciutissimo, perché quando incontri De Martino ti rendi conto che leggi qualcosa che non hai mai letto prima, ma che è profondamente vera, lo senti con tutta la situazione del tuo essere quando leggi un libro che ti colpisce in questa maniera. Lui parla di, per esempio, quando si parlava di magismo, no? Quando hai cominciato a parlare, Pietro, e anche con Dario, a un certo punto ho pensato, ma
è magismo questo fatto che io pensando a questa sera formulavo delle domande, dei pensieri e voi avete anticipato le risposte, parlando per esempio con il discorso dell'illuminismo. Tu, Piero, c'hai, insomma, non me l'aspettavo, ma hai parlato di questo illuminismo che proprio Dario invece fa. Ne parla molto, insomma, lo rileggevo nelle sue pagine, in questi giorni, quando proprio parlando di questo ultimo testo di De Martino, che è quello non scritto, perché è questo colloquio poi, non è un'intervista, è il colloquio di Cases, si parla dell'illuminismo e si concentra su Cartesio che con Cartesio. Cioè, o meglio, De Martino diceva questo fatto che c'è bisogno nella contrapposizione, nella discussione tra cattolici e marxisti, c'è bisogno dello storico che possa considerare che c'è stato un momento in cui non sono esistite queste due realtà in quanto tali, ma c'era stato un altro periodo e si parte e si fo e focalizza su Cartesio, come con Cartesio tutto diventa poi razionale. Poi De Martino dice, ma anche Marx non riesce ad andare oltre, forse tutto sommato era il momento storico era quello, la scienza era quello, però insomma effettivamente non ha mai considerato una cosa di questo genere. E mi chiedeva appunto se cos'era. No, questa cosa che mi sono trovata a trovare già pronte le risposte a delle domande che mi ero fatta. È magismo, ma che cos'è poi in realtà questo magismo di cui parla De Martino? E poi mi colpiva questo fatto anche della religiosità laica, su cui mo voi molto avete parlato, perché effettivamente sappiamo che De Martino, riportato De Martino alla conoscenza, è quello che abbiamo voluto fare, perché non è soltanto il De Martino, la fine del mondo, è tutto De Martino che è interessante. Sappiamo che anche col fascismo lui aveva avuto questa impressione, no? Questa sensazione della religiosità laica. E mi chiedo se in questa cosa c'è da pensare, perché ed effettivamente noi è questo quello che ci dà De Martino, non è uomo di verità, è uomo che costringe a pensare, costringe ad andare avanti. Quindi questa religiosità laica un pochino mi ha fatto venire in mente la Dea Ragione, no? La grande rivoluzione, la Dea Ragione, boom, poi succede quello che succede. Quindi su questa cosa forse De Martino ne parla, la sente, come potrei dirla, pensando poi che insomma, appunto si forma negli anni in quegli anni 40, intorno al 42, 43, 44, dove veramente l'orrore del mondo è sotto gli occhi di tutti e lui riparte in un momento di orrore che menti stupidi possono dimenticare, ma deve essere stato qualcosa di sconvolgente. Lui riparte con il mondo magico, riprende il magismo. E ancora mi richiedo: ma allora che cos'è questo magismo che ci consente poi nell'individuo, come no? Che poi è una cosa dell'individuo il magismo. È vero che poi c'è la situazione del magismo che viene, diciamo, riaffiora col discorso poi dello sciamano, che è la situazione per cui l'uomo può riprendere se stesso in un discorso collettivo. Però questo discorso del magismo parte da un sentire personale. Che cos'è questo magismo? Che cosa c'è dietro quello che ci dice di Martino, di non detto, che dobbiamo ancora raccontarci, ancora scoprire? E poi niente, poi forse cioè, finisco con un piccolissimo pensiero che ho fatto mentre pensavo a questi giorni sull'importanza di De Martino. Beh, direi che Silvia ci ha proprio dimostrato quanto è attuale De Martino, incredibilmente attuale. E anche riportando, ricostruendo un passato, quanto è importante De Martino. Volevo citare brevemente tre libri, un pezzettino che in questo periodo, leggendoli, mi hanno fatto proprio pensare a De Martino. Il primo libro è di una giovane studiosa, guarda caso, anche lei una persona della generazione successiva alla mia, che è Rosa Mordenti, che ha scritto un libro che si intitola Al centro di una città antichissima, la storia indicibile di un partigiano e di chi le uccide. È una cosa che mi ha colpito perché lei ricostruisce la storia di un nonno che non conosceva, che muore per un fatto di cronaca e, nel 1952. È un giornalista, il giornalista che ha inventato la pagina sportiva dell'Unità ed aveva fatto parte dei partigiani che durante l'occupazione di Roma avevano fatto delle azioni anche molto coraggiose. E che invece in questo libro, dove si parla di questo fatto di cronaca, si sente un racconto non detto, come dice Sandro Portelli nella prefazione,
perché si sente che c'è già la normalizzazione di tutti quei sogni che avevano, che avevano portato, che hanno fatto aderire alla resistenza tante donne e tanti uomini, e c'è questo tipo di normalizzazione, una sorta di delusione rispetto a quella, a questa cosa. E mi ha colpito molto perché appunto è una ricostruzione di una persona che è giovane in qualche modo, c'è una sorta di fine dei sogni. E di nuovo mi ha colpito questo discorso della delusione, quindi pensando a delusione, forse crisi della presenza, per un libro che è uscito da poco, anche qui di una giovane studiosa, Francesca Zappacosta, che si intitola Il senso umano delle cose, ripensare alla società dopo la pandemia, dove si parla di nuovo di delusione, la delusione del bambino verso i genitori, e ho pensato quanto la Mi è pandemia. arrivata oggi a casa. Dai! Bene. Beh, magismo, non lo so, a questo punto. Guarda, è veramente. È che appunto pensavo se poi anche in questa pandemia, no, che noi non, nessuno di noi si aspettava, no, tutto sommato, una cosa di questo genere, un po' come uno schiaffo inaspettato, no? Ci siamo trovati proprio a riprendere il capitolo 31° dei Promessi Sposi. Finisco rapidissimamente, quindi c'è questo filo della delusione che mi aveva colpito, e poi c'è un'altra cosa che volevo sottolineare. Quando nella presentazione che Amalia Signorelli fa del suo libro nel 2015 a Firenze, il libro è Ernesto De Martino, Teoria antropologica e metodologia della ricerca. Questi due libri sono tutti e due dell'Asino d'Oro. Che a un certo punto, alla fine, con la solita precisione acutissima della Amalia Signorelli, parlando proprio dell'ethos del trascendimento, il superamento della datità con l'applicazione dei valori. Parla, 2015, dell'Isis, perché in quel periodo, se vi ricordate, eravamo angosciatissime da questi che sgozzavano tutti quanti. Adesso non succede più, non succedono altre cose. E a un certo punto lei, con la solita appunto acutezza, dice: però insomma, appunto, parlando proprio di questo fatto dei valori, dice: ma niente, niente, questi quando sgozzano sono i loro valori che applicano. E lì mi ha fatto saltare, perché a questo punto dico: caspiterina, qui denota che la ricerca di Martino è quanto mai viva, perché se possiamo riportare un momento in cui quello che è importante, il tuo valore, improvvisamente può diventare un valore negativo, c'è qualcosa che dobbiamo ancora andare in profondità. Quindi, insomma, siamo giovani e abbiamo tanti anni davanti a noi. Non sono giovani soltanto Andreas e Silvia, anche noi possiamo esserlo. E finisco con l'ultimo libro, e qui faccio un po' di Stefano De Matteis, che è Il dilemma dell'Aragosta, che ho avuto la fortuna, insomma, di fare una piccola recensione, che è un libro che mi ha veramente colpito tanto, perché è un libro che è incredibile, perché è scritto in maniera molto, molto piacevolissima, però è un libro che ha dei contenuti forti, perché parla della vulnerabilità. Il dilemma dell'Aragosta è quello dell'Aragosta che nasce nuda e che deve fare la sua corazza più volte nella vita, perché rimane, è fisso, quindi quando cresce deve cambiarlo, e quindi e questa vulnerabilità anche dell'essere umano. Ma nel libro quello che ho sentito è quando poi questa vulnerabilità è la vulnerabilità di chi deve superare un momento, e quando invece questa vulnerabilità è patologica. E questo, per questo è un libro che in qualche modo mi ha molto colpito, perché c'è anche qui bisogno forse di andare non per scoprire un nuovo l'uomo nuovo o nuove società, ma per scoprire veramente questa cosa che è l'uomo. E quindi penso che la lezione di De Martino sia assolutamente, assolutamente attuale, e assolutamente attuale. Quindi niente, quindi dobbiamo andare avanti. E come dice, e credo che forse Stefano, quello che tu citi sempre di Cases, quando si saranno dissipati molti, molti fumi creati dalla moda, è probabile si debba riconoscere all'opera di De Martino uno dei maggiori contributi che l'Italia abbia dato alla cultura di questo secolo, ed è veramente non solo per l'Italia, ma penso per tutto quanto il mondo. Io con questo non riesco a dire altro, perché sono tantissime le cose da risentire, quindi lascerei, insomma, finito. Grazie Sonia, grazie, grazie molte. Grazie, grazie Sonia. E Andreas, tocca a te. Grazie. Allora, prima di tutto, mi unisco anch'io ai ringraziamenti. Basso, Davvero. è un po' basso, Andreas. Mi unisco anch'io. Meglio?
Ai ringraziamenti davvero di cuore al presidente Franco Ippolito, a Giancarlo Monina e alla Fondazione Basso Tutta che oggi ci hanno voluto ospitare davvero con entusiasmo. E per me poi ha sempre un po' il senso di un ritorno a casa, dato che ho avuto la fortuna di svolgere il mio anno di servizio civile proprio alla Basso qualche anno fa. E poi ovviamente il ringraziamento a tutti i nostri relatori che davvero ci hanno suggerito un mondo di approfondimenti. Ecco, secondo me queste occasioni, le presentazioni del nostro libro, sarebbe bello che seguissero proprio questa linea, la linea che ci ha portato a scriverlo, che anche in un'ottica chiaramente divulgativa, che è quella di raccogliere una molteplicità di voci che possano discutere, raccontare anche in modo diversificato, ma andando al di là di a priori ideologici. E incontri come quello di questa sera, quindi con specialisti di varie discipline, permettono secondo me proprio di restituire quello che è il senso vero della ricerca di De Martino, cioè di riportarlo un po' tra noi, di mostrarlo come un autore che certamente è difficile, è specialistico, è complesso, ma che può essere letto davvero a molti livelli e le cui parole quindi possono arrivare davvero a tutti. Ecco, da questo punto di vista mi sembra però che ci siano anche dei segnali positivi nel dibattito culturale, cioè il nome di De Martino mi sembra che stia tornando, lo si ricomincia a leggere e anche sta tornando quindi con una nuova forza perché sta anche uscendo un po' dal campo strettamente antropologico, cioè lo si comincia a proporre una molteplicità di chiavi. Un esempio di questo per me è l'imminente uscita per Carocci del bel volume De Martino e la letteratura che è stato curato da De Saugus, Gasperina Geroni e Picconi. Un altro aspetto che è fondamentale certamente negli studi de Martiniani è proprio questa tensione a fondere una ricostruzione sempre più approfondita della vita con il pensiero dell'autore. Su questo il recente volume di Allegro, Le dimenticate carte di Ernesto De Martino, secondo me è un invito preziosissimo a riprendere proprio un lavoro storiografico e anche uno scavo archivistico, anche al di là dell'archivio De Martino, che speriamo sarà presto accessibile. Ma accanto a questo aspetto di ricostruzione, per me resta vitale ribadire come De Martino possa ancora servire oggi, cioè sia buono da pensare, cioè come il suo pensiero possa essere davvero portato nei nuovi contesti di ricerca e anche di azione politica. E per questo sono particolarmente felice del racconto che ci ha fatto Silvia, che per me testimonia davvero come quella strada che tanti giovani studiosi stanno intraprendendo. Ecco, io quindi vorrei proporre solo una breve riflessione, prendendo anche un po' spunto da quello che è stato il filo comune anche della serata, che è proprio l'attualità di De Martino. E approfitto del fatto che c'è una felice coincidenza, ovvero che proprio oggi è uscita per Einaudi la nuova edizione del Mondo Magico che è stata curata da Marcello Massenzio. Io ho fatto in tempo, ho corso a leggere appunto l'introduzione di Massenzio e vorrei proporre qualche riflessione. Il curatore lì propone una chiave di lettura del testo che per certi versi è indiscutibile, cioè si distacca da chi ha visto in tutta la successiva produzione di De Martino, la produzione post dopo il 48, un ritorno a Croce. E invece Massenzio traccia quasi una linea unica, che dal mondo magico arriva alla fine del mondo, e scrive: l'attività svolta nelle file della Resistenza e il lavoro dedicato alla stesura del mondo magico procedono di pari passo. È innegabile che esse scaturiscono dalla medesima fonte, che sono il prodotto della medesima tensione morale e intellettuale, dello stesso impegno civile, impegno che resterà costante in tutta la vita dell'autore. E cioè quell'impegno che De Martino matura proprio nella consapevolezza della crisi dell'Occidente, un Occidente che dopo la guerra mondiale, dopo il nazismo, era stato costretto a guardarsi in faccia. E dunque, per Massenzio, tutta l'opera di Martino si costituirebbe proprio come una difesa della civiltà moderna realizzata attraverso il recupero inteso ovviamente come conoscenza scientifica, di un primitivo autentico, da opporre a quello inautentico di matrice hitleriana, quello fatto proprio dal nazismo.
che avrebbe segnato, questo sempre secondo Massenzio, una deviazione irrazionalistica da quelli che sono i valori della civiltà occidentale. Ecco, io è su questo che vorrei proporre una lettura leggermente diversa. Allora, secondo me De Martino non si può comprendere se non lo si inquadra come il pensatore totale che era, cioè come un pensatore che davvero ambiva a proporre una visione complessiva dell'essere umano. Lui parla esplicitamente in più passi di difesa della civiltà moderna e per lui andava raggiunta, questo lo scrive, attraverso un più largo umanesimo storicistico, cioè un umanesimo che riuscisse a includere sé e l'altro, il moderno e il primitivo, in sostanza tutto ciò che è umano, collocandolo nel proprio preciso orizzonte storico. La radice del pregiudizio che ci impedisce la comprensione del mondo magico, scrive De Martino, è da ricercarsi nella svolta antimagica della filosofia greca e del cristianesimo. Così, secondo De Martino, l'Occidente si è precluso la conoscenza di quel mondo detto primitivo, cioè non ha saputo vedere dietro la magia quelle che De Martino definisce le intenzioni umane, quelle intenzioni umane che la muovevano e che erano emerse appunto per rispondere a un'esigenza storica ben precisa, quella di consolidare una propria presenza nel mondo. E se, seguendo questo filo, pescando nelle opere di De Martino, si può tracciare una linea costante nel pensiero occidentale proprio su questo, che arriva ovviamente fino a Hegel e oltre. Per Hegel, appunto, sempre citando De Martino, la magia consta di aberrazioni di menti deboli. Ecco. Allora, forse il nazismo non era esattamente per De Martino una deviazione dai valori della civiltà occidentale, ma potrebbe essere letto come la conseguenza diretta delle carenze di quei valori, che andavano dunque allargati, arricchiti, attraverso la comprensione di quel mondo magico. Quindi forse si può parlare piuttosto di un irrazionalismo, di un eccesso di razionalismo. E mi fa piacere che anche il professor Bevilacqua ha parlato a proposito, appunto, ha fatto un cenno a proposito del razionalismo nazista. Ecco, Gennaro Sasso, un altro grande critico demartiniano, parlando dell'opera del 48, del mondo magico, individuava due linee di pensiero. Una rivolta al futuro, al progresso, che era quella che lui definiva hegeliano-crociana, e l'altra invece rivolta al passato, al recupero del passato perduto. E per il filosofo queste erano in contraddizione. Ora, noi, leggendole, diciamo dall'oggi, possiamo vedere invece in queste un'unione anche fortemente propositiva, ovvero che per costruire il nostro futuro dobbiamo necessariamente recuperare quel passato, il passato del mondo magico, ridandogli una storia. Nel mondo magico, e questo lo ha scritto benissimo Luisa Barra nel suo contributo del libro, c'è forse un tentativo di resistere alla comparsa di un freddo razionalismo. C'è un residuo di quella che potremmo definire una civiltà dell'immagine preistorica, sulla cui conoscenza anche recentemente studiosi come Patumati stanno dando davvero un contributo fondamentale. Quindi l'invito di De Martino è a non cancellarla, a conoscerla e a ricomprenderla nella storia, a comprenderne le ragioni umane universali che ne sono alla base, per poi magari ovviamente superarla, inventarsi insieme un mondo nuovo. Però, secondo me, la ferita dolorosa che De Martino sentiva rispetto alla civiltà occidentale era proprio l'aver costruito un umanesimo troppo angusto, cioè un umanesimo insufficiente per una comprensione globale dell'uomo. E credo che questa sia davvero una delle indicazioni di maggiore attualità che possiamo trarre dal pensiero di De Martino, che per continuare a riflettere insieme, appunto, come abbiamo fatto questa sera, sia in un senso culturale, ma anche in un senso eminentemente politico. Grazie. Grazie Andreas, grazie veramente. E a questo punto, diciamo, c'è un orario, forse ci permette di raccogliere, chiedo anche a Franco Ippolito che ha seguito ed è stato presente all'intera discussione se intende intervenire. C'è una modalità, adesso darò la parola a Franco, c'è anche una modalità di intervento attraverso la chat per chi sta assistendo, partecipando
attraverso lo streaming di YouTube. Quindi se arriva un messaggio, sono pronto a raccoglierlo e quindi do la parola a Franco Ippolito, presidente Sì, della Commissione Bassi. per ringraziarvi, ma non è un fatto formale, è proprio un ringraziamento autentico, soprattutto perché ho avuto stimoli verso una ripresa di pensiero. Io più o meno sono della generazione di Piero Bevilacqua e mi sono molto riconosciuto nel suo intervento iniziale, sia con riferimento alle condizioni drammatiche, spesso tragiche, che viviamo in questo momento, da quelle ammantate anche di ridicolo, alle quali ha fatto riferimento proprio nelle sue parole finali, riferendosi appunto a prospettive politiche che taluni vorrebbero oggi in Italia, ma soprattutto a quelle tragiche che abbiamo di fronte e abbiamo attorno a noi, a cui si è riferita anche Silvia Di Meo. Ma ciò che mi ha colpito in questa conversazione a più voci di oggi è la stranezza di vedere che quella identificazione che io nutrivo proprio verso le parole di Piero Bevilacqua, De Martino come autore inattuale, nel senso proprio alto del termine, beh, alla fine è diventata, nelle parole di Marzetti, di Meo e di Andreas Iacarella, una esigenza di ripensare alla attualità che questo studioso, questo pensatore può portare a noi come strumento di utilità per ripartire in un momento estremamente difficile. Io non so se Piero Bevilacqua condivide questo stimolo che io un po' criticamente ho ricevuto. Ripeto, io mi sono proprio identificato nel suo intervento, ma alla fine ho trovato nelle parole di Silvia Di Meo e di Andreas, che credo siano i più giovani dei relatori di oggi, degli stimoli forti per andare avanti e, come dire, una spinta a coltivare ancora una speranza anche di coniugazione tra la dialettica dell'illuminismo nella sua disperata e disperante evoluzione della metà del secolo scorso e i mondi nuovi che le persone, gli individui, i migranti possono portare all'umanesimo occidentale. Grazie davvero a tutti voi. Noi della Fondazione Basso abbiamo voglia, tante volte me lo ha sollecitato Giancarlo Monina, di riscoprire gli apporti antropologici proprio in chiave di riattualizzazione. Grazie davvero. Grazie Grazie, al grazie. presidente della Fondazione Basso, Franco Ippolito. Beh, dopo le sue parole, per la Fondazione Basso più autorevolmente espresse, io non vedo che non ci sono interventi che vengono dal sistema di chat, di messaggeria da YouTube, e quindi non ci sono domande. E se non. Posso dire solo una Prego, cosa? prego. No, l'ultima cosa che sentendovi, il metodo di lavoro di De Martino, dell'equipe delle spedizioni etnografiche, si rivela comunque sia vincente. Il lavoro di De Martino coinvolge gruppi di persone, un'equipe, e l'equipe, come abbiamo fatto noi questa sera, come è venuto fuori anche questo libro, appunto in equipe. E questo mi sembra una cosa decisamente, veramente che, cioè, voglio dire, di oggi no, perché insomma l'ha inventato lui, ma l'abbiamo, non puoi non farla tua questa cosa una volta che la prendi in questa maniera. Quindi mi sembra una cosa estremamente anche questa. Anche questa
vista positiva, insomma, quindi se c'è un pizzico di, non dico di ottimismo, non è quello di cui voglio dire, perché, ma insomma, se c'è la voglia di continuare a impegnarsi, e grazie veramente alla Fondazione Basso per questa occasione che ci ha dato, grazie a tutti i relatori, veramente questo possiamo farlo, ci basta anche questo, tutto sommato, direi. Grazie Sonia, interpreti anche il nostro pensiero come fondazione perché che usa questo metodo, quello metodo di equipe collettivo e quindi l'invito a tutti voi e anche chi ci ascolta è compatibilmente con le condizioni che oggi ce lo impediscono o parzialmente ce lo impediscono, però di venirci a trovare in fondazione e di essere propositivi anche. Sì. E finisco con una L'invito nota ad Andreas positiva. in modo particolare perché rientrerebbe a casa, insomma, e questo ogni tanto bisogna Certo. farlo. Una cosa positiva, Piero, oggi devo dirla, oggi sono uscita, è venuto fuori il mio esito positivo, quindi penso di poter venire domani alla presentazione del tuo libro, I fantasmi di Tocqueville, Bene, quindi se mi insomma sono contenta. consentite, siccome Franco Ippolito ha posto a me una mezza domanda, rispondo brevemente. Certo, certo. L'inattualità di cui parlavo, che tu hai bene inteso in senso nicciano, mette De Martino in una posizione di straordinaria attualità, perché è uno sguardo che non ubbidisce alle mode, alle contingenze, è uno sguardo di lunga durata e quindi diciamo, viene ad aiutarci in una fase storica. Che ha bisogno di uno sguardo, altro, qual è quello che lui è riuscito a elaborare. Grazie. Grazie, grazie ancora. Quindi, con lo sguardo inattuale di De Martino, possiamo concludere. Saluto anche chi non possiamo vedere, ma che ci ha seguito, e saluto tutti voi e vi ringrazio vivamente. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie. Grazie, Grazie. ciao, ciao, grazie. Grazie mille. Ciao, arrivederci, ciao.